Allora, il periodo di carnevale, di moda in qualsiasi parte d'Italia vanno le chiacchiere, ma noi qua a San Marco d'Aluzzone facciamo in modo speciale perché certune mettono le uova, io non metto uova e non niente. Le chiacchiere vanno fatte, faccio 250 grammi di farina 00, 40 grammi di zucchero e 20 grammi di strutto e poi l'impasto. Con un vino si possono impastare anche con il vino, però io uso un vino liquoroso, il vermut, l'anice, il liquore di anice, che le porta un bel sapore. L'impasto deve essere di consistenza di come quando voi fate la pasta fatta in casa, alla stessa maniera. Poi, che cosa fate? La lasciate riposare, perché deve riposare, altrimenti le bolle non vengono. Lo dovete lasciare riposare un paio di ore, anche di più se potete. E prendete una papera, la mettete al massimo e la incominciate a passare questa pasta. Prima si sbriciolerà, ma poi insistendo voi a passare, si formeranno delle strisce consistenti. Dopo che l'avete fatto un quattro strisce così, le prendete, non la papera, la portate al punto 2, il primo buco, il secondo buco di nonna papera e fate le strisce. Prendete le rotelline, quelle, vedete che vengono zingranate del lato, e tagliate le strisce e poi le friggete nell'olio, però l'olio non deve essere bollente, perché altrimenti non le fanno le bolle. Infatti, voi prima che incomincia a bollire l'olio, già quando è caldo, li mettete. Poi, quando li togliete, togliete la pentolina dal fuoco e quelle che mettete nuovo le mettete fuori dal fuoco, nella pentolina fuori dal fuoco, e aspettate che fanno le bolle. Non appena fanno le bolle, le rimettete sul fuoco e le lasciate cuocere. Le lasciate cuocere nell'olio abbondante, però devono nuotare nell'olio. Poi si scolano e si lasciano raffreddare e poi vengono spolverizzate con lo zucchero al velo e vengono buonissime, vengono croccante. Sentite la croccantezza che hanno? Vengono buonissime. E tra i dolci di carnevale più amati, senza dubbio questi. Questo. E noi salutiamo la signora Santa, 97 anni, innamorata delle eccellenze della nostra terra, e la signora Yolanda, altresì innamorata. Io innamorata, sono pazza per San Marco. Io lo vorrei portare, non solo vorrei far diventare come Roma. Visitato da tante persone che vengono perché merita di I essere presupposti e le visitato, basi ci sono tutte. tutto il paesaggio, le opere d'arte, la pulizia, l'accoglienza, il buon cibo che c'è nel ristorante, una bella pasticceria che c'è rinomata, e queste cose le fanno anche in pasticceria. Allora, aspettiamo tutti a San Marco d'Aluzio Vi per vivere le aspettiamo, vi bellezze del borgo. aspettiamo. Sì. Un caro saluto, signora Yolanda, complimenti sempre. Arrivederla, signora Arrivederci. Santa, arrivederci!